Un teschio, ossa umane e alcuni ordigni probabilmente bellici. Inquietante ritrovamento nelle profondità del lago di Como, reperti sui quali ora i carabinieri stanno cercando di fare luce. Nei giorni scorsi, due membri dei gruppi Penguin Power e Subverbania, subacquei amatori, si sono imbattuti in quelli che forse sono oggetti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Non si sa invece ancora nulla sui resti umani. Il ritrovamento è stato localizzato a circa 10 metri dalla costa, non lontano dal promontorio di Villa Pizzo, a Cernobbio, a una decina di metri di profondità. I subacquei hanno informato le autorità del ritrovamento. Da Genova è arrivato il nucleo sommozzatori dei carabinieri, che in tarda mattinata oggi ha iniziato le perlustrazioni del fondale. I sommozzatori hanno recuperato alcuni oggetti e hanno iniziato gli accertamenti per ricostruire l'epoca e la provenienza dei resti ritrovati. In particolare, i carabinieri cercheranno di capire a quale periodo possano risalire il teschio e le ossa. Gli ordigni, forse bellici, e i resti umani potrebbero risalire allo stesso periodo, magari una vittima di guerra, mai sepolta e gettata nel lago. Magari ordigni e resti umani non sono in alcun modo collegati e sono stati portati nella stessa zona del fondale da correnti subacquee. Per chiarire ogni dubbio, bisognerà attendere l'esito degli accertamenti dei carabinieri.